Parliamo del BTP Futura perché il Ministero dell'Economia ha annunciato la terza emissione che verrà collocata da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile. Diamo anche un riferimento temporale fino alle 13, salvo chiusura anticipata. In linea con le emissioni del 2020, il collocamento, i cui proventi saranno destinati a finanziare le misure per la ripresa economica della pandemia del Covid-19 e le spese relative alla campagna vaccinale, sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori privati. Quindi parliamo del cosiddetto mercato retail e affini. Il titolo avrà una durata più lunga con una scadenza di 16 anni e come per i precedenti BTP Futura è previsto un premio fedeltà. Allora, queste sono le caratteristiche di base. Lascio a te la parola perché mi piacerebbe capire quali potenzialità potrebbero esserci proprio e quali vantaggi soprattutto per i risparmiatori. Sì, allora questo titolo fa parte del titoli di tipo step up, quindi con delle cedole crescenti e appunto il Ministero ha voluto legare l'andamento di queste cedole che vengono erogate con questo tipo di tipologia dei BTP al PIL italiano, quindi è sostanzialmente una scommessa sul PIL italiano con delle garanzie di rendimenti minimi e dei premi fedeltà che vengono suddivisi in realtà in tre periodi, cioè diciamo uno dopo i primi 8 anni e uno dopo i successivi 8 anni a sua volta suddiviso in due opzioni che vanno a garantire una cedola con ovviamente un lasso di rendimento che per i primi 8 anni va tra lo 0,4 e l'1,20 massimo. Quindi questo qui sarà un premio fedeltà per chi lo detiene per i primi 8 anni e un successivo premio fedeltà per chi invece tiene per tutta la durata al titolo e con un corridoio di rendimenti che vanno dall'1 al 3%, quindi anche in questo caso hanno messo una sorta di pavimento al rendimento minimo e anche un tetto del 3% al rendimento massimo. E chiaramente questo corridoio di rendimenti è ancorato a come andrà il PIL. E ovviamente hanno Certo. cercato di mettere un tasso minimo per invogliare il risparmiatore e d'altra parte un tasso massimo perché ovviamente per limitare i costi del debito dello Stato. Allora, questa tipologia di titoli intanto è dedicata interamente al retail, quindi parte come un titolo che vuole essere abbastanza tutelante per il risparmiatore e per questo hanno creato dei tassi minimi. Ovviamente questi titoli che secondo me hanno un interesse per chi li voglia comprare in emissione e tenere per tutta la durata, quindi sono i classici investimenti da fare su denari che si pensa di non utilizzare per un lungo periodo di tempo, sono però poi da contestualizzare in quello che è il mercato di oggi, quindi se si vanno a vedere appunto quelli che sono i rendimenti dei titoli di Stato, vediamo dei titoli di Stato italiani e dei titoli di Stato mondiali che comunque sono sulla parte bassa degli ultimi anni. Quindi in questo senso vediamo, ho preso per esempio anche degli altri titoli di Stato di durata equivalente, per esempio comunque febbraio 2037, questo per dare un'idea dei rendimenti che sono quelli di mercato in questo momento, si parla di rendimenti che in questo momento sono intorno all'1,25. Poi ci saranno i tassi definitivi su queste emissioni che verranno dati il 23 aprile invece i rendimenti minimi garantiti il 16 aprile, quindi ci sarà un rendimento minimo e poi dei tassi definitivi che vengono dati l'ultimo giorno, che ovviamente dovranno essere comunque non inferiori, superiori verosimilmente ai tassi che saranno Certo. annunciati il 16 aprile. Quindi diciamo che, appunto, ripeto, per quello che è il panorama europeo, possono essere interessanti, nel senso che è uno dei pochi titoli governativi, con i vantaggi dei titoli governativi, quindi tassazione al 12,5% anziché al 26%. E anche esenzione dalle imposte di successione, quindi non è poco per un bond. Dall'altra parte, quindi sicuramente interessanti perché in Europa non si trova di meglio. Dall'altra parte, ecco, ci si può aspettare delle oscillazioni abbastanza vistose nel corso della durata dei 16 anni,
proprio perché si vanno a comprare su rendimenti molto bassi, con un'inflazione che è vista in salita, e Esatto. quindi questo potrebbe portare un pochino di volatilità. Ecco, detto questo, appunto, se si tiene il BTP per tutta la durata, per quello che è il mercato ad oggi, sicuramente con il panorama europeo può essere un'alternativa interessante. Quindi ti stavo proprio chiedendo, insomma, sappiamo molto bene che quando parliamo di strumenti finanziari a volte, cioè, anzi, dobbiamo mettere in evidenza anche quelli che sono i rischi e le insidie. Dovessi riassumere, bisogna tenere d'occhio sostanzialmente i tassi di interesse, spread, inflazione, perché naturalmente parliamo di un periodo molto lungo, quindi bisogna prestare attenzione particolarmente a quello. Assolutamente, allora diciamo che quando si va a fare un investimento tipo obbligazionario sono diverse le variabili, c'è in questo caso una componente cosiddetta duration, quindi la durata media finanziaria, e ovviamente più è lungo il titolo e più ci si espone alle variazioni dei tassi di interesse, quindi in questo caso un titolo di 16 anni, considerando che si va a comprare con dei tassi di interesse e dei rendimenti che non sono mai stati così bassi sui titoli di Stato italiano, chiaramente espone a possibili oscillazioni di prezzo negative nel caso appunto la situazione migliorasse dal punto di vista economico, e quindi sul mercato verrebbero collocati bond più interessanti negli anni successivi, e questo porterebbe a un adeguamento dei prezzi delle vecchie emissioni. Quindi questo è un rischio chiaramente. E poi c'è chiaramente un altro rischio che è tipico dell'Italia, che è un rischio legato a un rischio di credito, per quanto ovviamente con la BCE e con e comunque con la situazione globale viene percepito meno questo rischio, però stiamo parlando comunque di un BTP che è a tripla B o tripla B meno a seconda delle agenzie di rating, però stiamo parlando comunque di qualcosa che è appena sopra l'investment grade, e quindi nei momenti dovesse esplodere, cosa che è probabile, il debito pubblico italiano, o verificarsi una situazione di volatilità sui mercati in generale, i BTP spesso sono oggetto di vendite, e quindi in questo caso potrebbero verificarsi delle vendite anche su questi titoli più lunghi, che sono ovviamente più volatili. Certo. Quindi chiaramente, come ho detto sono titoli che possono essere considerati, ma nell'ottica di essere tenuti fino alla scadenza, nel senso che effettivamente io ritengo abbastanza probabile che tra qui ai prossimi anni si riesca a comprare meglio sul mercato, quindi che i tassi saliranno proprio in ragione di questi forti stimoli economici che gli stati stanno facendo, della fine di questa pandemia e di un'inflazione che è vista in rialzo. Quindi personalmente, ecco, io non avrei fretta di andare a comprare BTP. Detto questo, appunto, Beh, anche perché in 16 anni anche le stesse politiche monetarie che in questo momento stanno sostenendo i mercati cambieranno, insomma è abbastanza plausibile metterlo in conto. A me viene da dire con un sorriso, chissà se tra 16 anni ci ricorderemo quello che abbiamo investito, insomma, no? Perché poi la scadenza è veramente molto lunga, ecco, per questo c'è il premio fedeltà, no? Non a caso, Andrea. No, non è un caso, e non è neanche un caso il fatto che in questo periodo di tassi estremamente bassi e negativi in Europa ci sia stato un record tra gennaio e febbraio che non si vedeva dagli anni 2000 di emissioni di titoli di Stato, cioè gli stati, certo, giustamente da parte loro cercano di fissare questi rendimenti bassi indebitandosi e allungando le scadenze in modo tale da essere coperti sulle esigenze di finanziamento più a lungo possibile, e la posizione dell'investitore è speculare, quindi se c'è un emittente che emette tantissimi bond, tantissimo debito, ovviamente viene da chiedersi, cioè c'è da farsi la domanda, come mai tutte queste emissioni, lo vediamo anche sul lato corporate, c'è lo stesso fenomeno, e ovviamente è un discorso di emittenti che approfittano di tassi bassi. Quindi io personalmente non ho fretta di comprare BTP, l'ho già ripetuto in molte occasioni, lo dico anche questa volta, mi aspetto dei rendimenti in salita e quantomeno una volatilità sui mercati che potrebbe arrivare dopo questa lunga fase di tranquillità, e quindi soprattutto sui BTP, che sono titoli con merito di credito più basso di ovviamente dei bund o anche dei T-note americani, preferisco andare ad acquistarli quando effettivamente ci sia un premio al rischio, quindi quando il rischio viene ripagato da un rendimento più alto.